Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di procedere con la decklist del mazzo che vedete qui, vorrei porvi le mie scuse. Sì, è vero che faccio sempre le mie scuse nei miei video e vi chiedo scusa ancora, ma devo farvi assolutamente queste scuse. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa per la qualità con cui realizzerò il video, ma ho raffreddore, mal di gola, decimi di febbre e anche problemi alla spalla. So che non c'entra nulla con la voce, però dovrei andare a fare i raggi venerdì e mi causa abbastanza dei dolori abbastanza forti. Tanto è vero che non riesco a muovere il braccio. Mi auguro nulla di grave, vabbè. Seconda cosa, anche problemi personali e scuola maledetta che mi rendono difficile gestire il canale, trovare tempo per fare i video e questo insomma, quindi vi chiedo scusa. Quindi ora possiamo proseguire con la decklist, ma faccio una premessa. Realizzare la lista non è stato affatto facile, soprattutto nelle condizioni in cui mi trovo. Volevo giocare 3 Reckless nel mazzo, però non ho trovato slot disponibili per questo. Ho mirato a fare più control, rendere questo mazzo più control, sia sul terreno con le skill drain in un certo senso, e soprattutto della mano con Mind Crush e Dragged. Inoltre ho voluto realizzare il mazzo senza supporti Burning Abyss, quindi un classic Darkhold. Non badate a Skarm perché lui ci vuole, e questo. Magari più avanti, fatemi sapere qui sotto nei commenti, pubblicherò una decklist apposita Darkhold Abyss con i nuovi supporti, dato che non ho aggiornato l'ultima che ha avuto un bel successo, devo dire, più di 2000 visualizzazioni, porca vacca. Quindi, ditemi voi. E resa così la decklist sembra girare abbastanza bene. Non voglio assolutamente elogiarla definendola la migliore in assoluto, anzi può essere anche migliorabile, e scrivetevi sotto anche qualche consiglio se volete e cosa ne pensate. Ora passiamo all'analisi del mazzo con le dovute spiegazioni se c'è bisogno. Allora, 3 grafa e 3 Snow e 3 Brow sono la base del mazzo. Poi doppio beige. Chi ha seguito il canale sin dalle origini, diciamo così, può essersi accorto che non ho quasi mai giocato beige. E la scelta di beige è dovuta a un motivo molto semplice e per andare più sul sicuro. In che senso? Allora, io ho giocato quasi sempre Silva, però certe volte poteva essere una carta morta in mano, e reso così il mazzo, anche senza card destruction, che ormai è bannata purtroppo, non è più la stessa cosa e non possiamo avere più l'equilibrio di prima e non possiamo permettercelo. E dobbiamo rinunciare ai rank 5, però possiamo far entrare nel mazzo i rank 4, che non sono assolutamente da meno. Faccio l'esempio, ho Silva in mano, non ho scartini e sono fottuto, per non dire altro. E mentre con beige non ho scartini, posso sempre evocarlo per prenderlo in mano e poi evocare Grafa nel caso sia al cimitero. Quindi questa è la scelta per cui ho scelto beige. Può sembrare una cretinata, ma questo piccolo particolare penso sia abbastanza utile ed essenziale. Poi tripla tour guide, sì, sono fissato. E 3 Skarm, come ho detto prima, che sono degli ottimi addini, sono target di Allure, target fra virgolette, target di Allure, Dragged, Dealings, Gates, anche Foolish se proprio la situazione è estrema, se trovate l'occasione di fare Foolish su Skarm. E infine per i mostri abbiamo Trance Archfiend e il Raven. Allora, molti non giocano Raven, però voglio spiegarlo come in tutte le decklist la scelta di questa carta. Allora, non abbiamo più card destruction e Raven può essere una sorta di card destruction. Ovviamente non scartiamo X carte, peschiamo X carte, però può far partire più carte in catena, diciamo così.
Inoltre, tipo è un tanner, quindi possiamo fare sincro e con Snatch Steal possiamo sfruttare un mostro dell'avversario o anche farci un Exceed, insomma, quello che riteniamo opportuno e che è necessario in quel momento. Per le magie abbiamo un Allure, 3 Dealings, 3 Gates, 3 Drag and Down, uno Snatch Steal, troppo forte, una Foolish. Un Gateway to Dark World, volevo portarla a 2, ma per questione di slot l'ho tenuta a 1. E Into the Void, che mi è sembrata l'opzione migliore per card destruction. Per le trappole, proseguendo, abbiamo Skill Drain, che ci permettono di fare un po' di control sul terreno. Minecrash fortissimo. Doppia Vanity, non 3 per questioni di slot. E infine il virus eradicatore che può partire anche contro i pendulum se sono sul terreno, non in mano, ma solo sul terreno. Ovviamente possiamo spazzarvi anche o trappola magia a seconda della situazione, ecco. L'extra non è molto importante in Darkhold da un mio punto di vista, se non per alcune carte, tuttavia ve lo mostro. Abbiamo un Armades, un Black Rose, un Goyo Guardian, un Crimson Blader che io reputo must in extra se giochiamo sincro, uno Stardust Dragon, Mono Dante, poi abbiamo Felgrand, l'Exciton Knight, o meglio il tizio dal nome impronunciabile, Alucard e Eliopolis, cioè come lo sto dicendo sembra che non so come sia fatto l'extra, ma vabbè. Poi doppio Levier vi consiglio di giocarlo a 2. 101, numero 30 e infine Zenmanes. Vi ringrazio per aver guardato questo video, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E per quanto riguarda il torneo fra YouTubers, stasera per le 8:30, 8 dovrebbero uscire i nuovi gironi, quindi pregherei, gli utenti che non hanno ancora giocato di giocare appunto e darmi results entro le 7:30 8, se no devo dare il game loss o a tutti e due o a quello che non era disponibile, ecco perché può darsi che un utente era sempre disponibile a duellare mentre l'altro no, e non lo faccio assolutamente per cattiveria, però non è giusto nei confronti degli altri, il torneo deve anche andare avanti. E detto questo, al momento non mi viene nulla, anche per sto giratesta del cavolo, ho fatto il video anche male forse. E niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, fatemi sapere qui sotto se volete qualche altra profile di Darkhold Abyss. E fra 2 giorni dovrebbe uscire anche l'abandoned, quindi magari posso aggiornarlo. E niente, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage Facebook per news e tenervi sincronizzati, e arrivederci al prossimo video.